Neopolis, la città più industrializzata del pianeta. Sede della più grande fonte di energia che l'umanità abbia mai visto. Il Vitalium. Un elemento che, sfruttando il suo misterioso potere, cambiò per sempre l'industria energetica di Neopolis. Ed è grazie a questo prodigioso elemento che sono diventato Gomma Man. E Matita Man. Ero nel bel mezzo di un monologo introduttivo, ti dispiace? Ok. Scusa. Le scuse non sconfiggono il male. Ma i poteri sovrannaturali possono essere una maledizione se attirano minacce. Questa è la centrale vitalizzante, ai confini di Neopolis. È qui che comincia la nostra storia. Nella stanza 215 c'erano due addetti, Jason Rice e Ryan Martin. Mi ripeti perché sei pelato? Sono nato così. Sì, le nostre conversazioni non erano granché. Il nostro compito era tenere d'occhio i parametri di potenza della centrale. Un compito semplice, ma pericoloso allo stesso tempo. Perché era compito nostro verificare tutti i problemi che accadevano e agire per cercare di risolverli. Signori del Consiglio, vi ho fatti riunire per discutere di una questione urgente. La guerra. Si sta riferendo alle intimidazioni da parte delle nazioni europee. Sono molto più che intimidazioni. Gli altri paesi del mondo vogliono i nostri giacimenti di Vitalium e minacciano di prenderseli con la forza. Ma le nostre recenti ricerche ci hanno portato a comprendere il vero potere del Vitalium. Potere? Esatto, sotto forma di radiazioni. Che tipo di radiazioni? Di un genere mai visto prima. Riescono a legare e fondere le molecole organiche e inorganiche senza pericolo di ricadute. Portatelo dentro. Questa cavia è fuggita dal laboratorio. È entrata nella sala del generatore e si è infilata nei macchinari. Le radiazioni prodotte dal Vitalium gli hanno modificato il DNA, rendendolo super. Guardate, nessun danno collaterale a tessuti o organi. Ritengo che la stessa cosa possa accadere anche all'essere umano. Signori del Consiglio, vi presento il progetto Umano Completamente Modificato, o UCM. Immaginate un mondo dove ognuno può essere più di ciò che appare. Un mondo dove gli eroi esistono e possono proteggerci dalle minacce di tutti i giorni. Col progetto UCM, tutti gli abitanti di Neopolis verranno dotati di una speciale tuta in grado di assorbire le radiazioni del Vitalium in tutta sicurezza. Avete sempre sognato di volare? Basterà avvicinarvi al vostro canarino per ottenerne i poteri. Un giubbotto antiproiettile può fare cinecca qualche volta, ma fondendovi direttamente con esso, vi garantirete una pelle indistruttibile e una sicurezza completa. Un valoroso soldato ha perso un arto in battaglia? Nessun problema! Con la tuta UCM basterà entrare in contatto con una stella marina per farlo ricrescere! Il futuro è radioso qui a Neopolis e lo sarà per sempre, grazie a noi umani completamente modificati. Immaginate, uomini dalla straordinaria potenza, in grado di volare, resistere al caldo, al freddo e alla fame. Finalmente abbiamo trovato il prossimo stadio dell'evoluzione umana. Mi faccia capire, Creed. Lei vuole irradiare l'intera Neopolis per creare... mostri? Non mostri. Superesseri. Eroi. Si rende conto che la sua fissa per i fumetti è esagerata? Non è questo il punto della riunione. L'essere umano è debole. Come tutto in natura, ha bisogno di essere perfezionato.
Con tutti gli abitanti di Neopolis irradiati, nessuno oserà attaccarci e la guerra sarà evitata! Mi dispiace, Justin, ma per la sicurezza di Neopolis mi vedo costretto a chiedere le sue dimissioni. Questa era l'ultima goccia. Libero il suo ufficio entro domani. Cosa? Mi state licenziando? Esattamente. Voi non avete idea di quello che ho fatto per questa società! Tutti questi anni di progressi tecnologici sono opera mia! Ho costruito questa centrale dal nulla! Ed ora ce ne prenderemo cura noi. Buona giornata, Justin Creed. Maledetti. Non mi importa quello che pensa il Consiglio. Non mi importa se anche io verrò irradiato. Io salverò Neopolis. E tutti gli irradiati me ne saranno grati.